Primo incontro. È un po' buffo in effetti che sia io a presentare Gianantonio Stella, che tutti conoscete, forse dovrei passargli il microfono, lui dovrebbe presentare me. Io vi do il benvenuto in quanto attuale direttore della Scuola Normale, che come sapete ha sede qui con il suo Istituto di Scienze Umane e Sociali. Come parte della nostra presenza nella vita culturale della città abbiamo attivato questa serie di incontri e abbiamo pensato di partire appunto bene con Gianantonio Stella. Credo tutti lo conosciate, parliamo di un argomento che tutti conoscete, che è la burocrazia del nostro paese con le sue idiosincrasie. Gianantonio Stella è, come sapete, editorialista del Corriere, ha fatto quasi tutta la sua carriera, la sua crescita professionale all'interno di questo giornale, anche se partito dal Corriere d'Informazione qualche tempo fa. Come si sente dall'accento è trevisano, quindi questo ci spiega anche il titolo del libro Skei, che ovviamente nasce da quello stesso tipo di territorio come linguaggio. Una lunghissima serie di libri, di premi e dei riconoscimenti, una grande visibilità e un grande impatto nella vita italiana. Molto spesso Gianantonio Stella ha avuto come suo target il sistema dell'Accademia italiana. Purtroppo ha avuto tipicamente ragione nei suoi interventi, nelle cose che diceva. Oggi però appunto parliamo d'altro, parliamo di burocrazia, ispirati al libro di cui vedete la copertina. È la prima volta che Gianantonio Stella viene da noi in questa sede, ma è stato da noi sia a Pisa sia ai nostri corsi di orientamento, quindi un po' persona di casa. Partiamo con lui quindi in questa nuova serie di incontri, lo ringrazio ancora per la sua disponibilità e gli do la parola. Prego Gianantonio. Eccoci qua, grazie davvero al direttore, è sempre un piacere tornare alla Normale, che è davvero un'eccellenza. Anche le classifiche internazionali così avare nei confronti dell'Italia, anche per motivi che giustificano anche in qualche modo questa tignosità. Però nei confronti della Normale sono classifiche buone, perché erano 19esimi, mi sbaglio, al mondo. Sono tante misurazioni. Comunque al top in Italia e al top davvero nel mondo. Una sola piccola precisazione, vi spiego anche perché. Trevisano, certo, sono nato in provincia di Treviso, però ci tengo a essere cimbro e adesso vi spiego perché. Perché i cimbri di Asiago e dell'altopiano di Asiago recitano, insomma, l'altopiano di Asiago non ha mai avuto un conte, un marchese, un barone, sangue blu da noi? No, non c'è. Al punto che il Padre nostro in cimbro, ve lo dico ovviamente in italiano, era: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo cielo, sia fatta la tua volontà, perché per i cimbri neanche Dio sta sul trono. Ovviamente sta sopra il trono, ma il trono, il regno, il re, sono tutte sovrastrutture, tutte cose che non c'entrano con la fede. E questo, la scoperta di questo meraviglioso Padre nostro mi rende molto fiero della mia piccola patria. Dopodiché c'è anche la patria ovviamente più grande, che è quella italiana ed europea. Ma vado subito al punto, intanto ringraziandovi di essere venuti. Dopo la calata dei Goti, dei Visigoti, dei Vandali, degli Unni e dei Cimbri, la più rovinosa fu l'invasione dei Timbri. È una battuta fantastica di quel genio di Ennio Flaiano, che impazzì perché non si riusciva a capire se si chiamava Ennio con due N o Ennio con una N sola. Questo microscopico dettaglio, non dico gli rovinò la vita, però quasi. Fatto sta che ci sono nel nostro paese delle gabbie
che sono davvero, lasciano poco al sorriso. Guardate per esempio che cosa è successo all'Aquila dopo il terremoto, lo ricorderete, del 6 aprile 2009. Nei primi 4 anni, poi quello che aveva tenuto il conto si stufò e lasciò perdere i conti, ma nei soli primi 4 anni sono state fatte 5 leggi speciali, 21 direttive del commissario vicario, 25 atti di struttura di gestione emergenza, 51 atti di struttura tecnica di missione, 62 dispositivi a protezione civile, 73 ordinanze a presidenza del Consiglio dei Ministri, 152 decreti del commissario delegato e oltre 720 ordinanze del Comune, per un totale di 1.109 leggi, leggine, regolamenti, eccetera. Basti dire che il solo decreto Monti per l'Aquila era di 138 pagine più gli allegati. In questo casino è ovvio che la persona per bene affoga e la persona per male prospera. Il delinquente, il traffichino, il corrotto, il corruttore, il concusso, il concussore, e quelli che di notte dicono: stanotte sorridevo nel mio letto pensando ai soldi, che eccetera. Perché in realtà, come già spiegò 3 secoli fa l'abate Ludovico Muratori, quante più parole si adopera in distendere una legge, tanto più scura essa può diventare. E come aveva capito tutto questo grande intellettuale di Vignola, perché è così. Ma a proposito di chiaro e scuro, guardate ad esempio cosa dice il codice stradale a proposito dei fanali. Come origine degli angoli di visibilità geometrica deve essere considerato il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore abbagliante. Non si capisce niente. E poi conclude che la parola visibile, quando applicata ai fanali, significa visibile una notte oscura con un'atmosfera chiara. Fantastico. Sono dei geni questi qua. In realtà non siamo solo noi e non solo oggi. Ad esempio, la letteratura è piena di storie intorno alla burocrazia, no? Charles Dickens nella Piccola Dorit scrive che qualunque cosa si debba fare, subito il Ministero delle Circonlocuzioni, avanzando in ciò tutte le altre pubbliche amministrazioni, trova i mezzi più acconci per non farla. Balzac, negli impiegati, scrive che arrivavano solo pigri, incapaci o imbecilli. Così lentamente si radicò la mediocrità nell'amministrazione francese, interamente composta di spiriti meschini, la burocrazia ostacolava la prosperità del paese. Ormai padrona del campo, controllava tutti e teneva al guinzaglio gli stessi ministri. Devo dire che lui stesso non era poi un grande... Insomma, non era Kafka, che era un impiegato modello, no? Lui invece era uno che, insomma, il suo capo ufficio un giorno gli mandò un biglietto che diceva: Messie Balzac, pregato di non venire in ufficio oggi perché c'è un sacco di roba da fare. Cioè, detto, sta a casa, perché evidentemente lui andava là e cominciava a chiacchierare e accumulava storie meravigliose per il suo lavoro di scrittore, ma come impiegato... Dio ce ne scampi. Quanto a Mikhail Bulgakov nel Maestro e Margherita, tratteggia questo personaggio fantastico, cioè l'impalpabile, come dire, burocrate, no? Dietro all'enorme scrivania dal massiccio calamaio sedeva un vestito vuoto che faceva scorrere sulla carta una penna asciutta, non intinta nell'inchiostro. Il vestito era completo di cravatta, la stilografica spuntava dal taschino, ma sopra il colletto non c'era né collo né testa, così come dai taschini non uscivano le mani. La figura del burocrate che c'è e non c'è, e che però è opprimente. La verità è che nella burocrazia ci sono tantissime persone per bene, tra gli impiegati pubblici ci sono
migliaia, decine di migliaia di persone per bene che fanno il loro lavoro in modo assolutamente decoroso, applicandosi davvero con un grandissimo spirito di sacrificio, nonostante insomma, lo Stato non sia poi così grato verso i suoi servitori più fedeli. Però è fuori discussione che un pezzo della nostra burocrazia si dedica, come dire, a un motto: complico ergo sum, no? Vi faccio un esempio. Corrispondenza interna del comune di Ariano Irpino, lettera del segretario comunale Vincenzo Lissa, alcuni estratti. Ho letto lo scritto emarginato in epigrafe con tutta l'attenzione che ha meritato, nulla più. Vediamo elenticamente perché. Da essa viene in emersione una apodittica concezione del diritto immaginato come un'astrazione da investire criticamente, eccetera, eccetera. Infatti è meridianamente epifanica l'indifferenza contenutistica che implica meccanicisticamente un calco a rime obbligato. La devozione, il culto del formalismo idealizzato come rifugio unico, eccetera, eccetera. Il passaggio più fantastico, secondo me, è questo. In altri termini, non si può non rilevare come le panie della scepsi producano anche atti non solo avvinti un voto formalismo, eccetera, eccetera. Ora, il mio amico osservatore Natalino Balasso è convinto che sia un errore di stampa che parli di un panino con la Pepsi. E invece, no, non è così, però rintracciare cosa voglia dire le panie della scepsi è complicato. Guardate, ad esempio, siamo a Firenze, no? Allora, la... Prego? Io a Firenze direi le panie. Le panie, ok? Le panie della scepsi. Va bene, è subito, mi ha beccato. Allora, le panie della scepsi. Allora, guardate, l'Accademia della Crusca spiega che la pania è materia tenace prodotta da bacche di vischio frutice che nasce sopra i rami di alcuni alberi, per lo più sulle querce, su peli e su castagni, con la quale impiastrando verghe o fucelletti si pigliano gli uccelli che vi si posano sopra, e le verghe così impaniate si dicono paniuzze. Quanto a scepsi, l'Accademia Crusca non la conosce, non c'è, guardate, nessun elemento trovato. Allora, per trovare qualcosa bisogna andare indietro, cercare sul Pan Lessico Italiano, ossia Dizionario Universale della Lingua Italiana del 1839, dove la scepsi c'è in minuta e diligente osservazione. Poi uno può anche arrivarci, però uno si chiede: ma perché devi scrivere in questo modo? Perché devi scrivere in questo modo? In realtà quel burocrate violava la legge, perché la legge diceva che nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotti un linguaggio chiaro e comprensibile. È un ordine. Ma siccome nessuno applicava questa legge, quando è diventato ministro un burocrate a quattro ruote motrici, e cioè il gentilissimo Filippo Patroni Griffi, cosa ha fatto? Ha detto: oh, visto che nessuno la applica, l'abolisco. E ha abolito la legge, che è un divertente modo di governare. Come se a Napoli il sindaco dicesse: oh, siccome nessuno rispetta il rosso i semafori, aboliamo i semafori. È un modo, come dire, eccentrico di fare pubblica amministrazione, che in altri paesi insomma, non sarebbe apprezzato. E se andate avanti così, guardate, questa è la banalissima convocazione degli ultimi esami di maturità. Il giorno tal dei tali ci sono gli esami di maturità. Guardate. Visto, vista, 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 visto, visto, vista, vista, visto, 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 ma è il modo di scrivere? Ma il modo di governare? 55 visto per dire che ci sono gli esami di maturità. Siamo in un'università, guardiamo un bando di assunzione di alcuni professori all'Università di Lecce, recentissimo. Andiamo a vedere i primi due visto, ce ne sono 45 in questo caso. Primo visto, vista l'esenzione dall'imposta di bollo, chi se ne frega? Ma perché devi scriverlo? Non lo scrivi, se qualcuno te lo contesta e dice: oh, c'era l'esenzione, basta. Vista l'istituzione del Ministero dell'Università, e chi se ne infischia? Perché devi scriverlo?
È tutto un di più che appesantisce la nostra burocrazia, appesantisce la nostra vita, fino al punto che se io fossi un residente nel comune di Flero, per pagare la TASI dovrei risolvere questa equazione. Ma io non sono buono neanche a leggerla. Io non sono in grado neanche di leggerla. Scusate se c'è qualcuno qua in grado di leggerla completamente ad alta voce, volentieri. Io non sono in grado neanche di leggerla, figurarsi di compilarla. E siamo andati avanti con le leggi così, vista legge 14 sulle modificazioni, vista legge 14 sulle modificazioni, visto le sulle. Sapete di cosa parla? Di garusoi, come diciamo noi a Venezia, le lumachine di mare. E tu devi fare una legge così per le lumachine di mare. Almeno su queste cose uno dice, falla nuova, no? Allora, primo articolo, tutto il precedente è abolito. Secondo articolo, 1, 2, 3, 4, 5, ci spieghi le cose. Perché occorre andare avanti con questi rimandi che poi sono viziosi? Perché se, mettiamo che tu fai la più bella riforma di tutti i tempi e hai un capo di gabinetto che non vuole che si faccia. Basta che lui infili in tutti i visto, un visto sbagliato, avverte l'amico dell'amico di portare la faccenda in, davanti al TAR e ti fa saltare tutto. Funziona così. Per cui tutte queste complicazioni sono funzionali a un progetto. Nel frattempo l'operoso Parlamento che dovrebbe è affaccendato in tante faccende importantissime. Ad esempio l'onorevole Giacomo Stucchi della Lega Nord ha presentato un'interrogazione parlamentare assolutamente storica, chiede al Ministro delle Finanze perché da varie parti viene registrata un'anomala situazione relativamente ai gadget rappresentanti le squadre di Topolinia e Paperopoli distribuiti nelle confezioni di Acqua Rocchetta Junior. Il problema che si è verificato è la mancanza di Clarabella, senza la quale risulta pressoché impossibile completare la collezione. Gli altri personaggi, Orazio, Pluto e Detta Beta, sono al contrario facilmente reperibili. Sembra quindi ravvisare una situazione anomala nella distribuzione dei gadget in questione. Si chiede se il governo intende intervenire per verificare il rispetto delle normative. In un paese normale il ministro l'avrebbe mandato, diciamola in milanese, a dar via i CHAP. E invece da noi il nostro ministro, alla domanda chi l'ha vista, Clarabella, risponde seriamente che era Vincenzo Visco. A fronte della irregolarità denunciata dall'interrogante, il Dipartimento delle Entrate ha disposto un accertamento d'opera della Polizia Tributaria. Voi direte, ma chi ha fatto le indagini? Il commissario Basettoni o l'ispettore Manetta? No? Allora, in verità la fa la Guardia di Finanza, che risponde che dalla verifica effettuata è emerso che non è imputabile alla società, ad avviso del predetto Dipartimento, la temporanea irreperibilità del gadget raffigurante il personaggio Clarabella, con grande sollievo anche di Orazio, il marito della celeberrima mucca disneyana. Vuoi dire, ma quanto tempo ci è perso per questa vaccata? Perché, scusate la battuta, ma è troppo facile. Si sono persi 637 giorni dalla interrogazione parlamentare alla risposta, 637 giorni, che avrebbero potuto, io credo, essere spesi meglio, o no? E lasso. Chi era costui? Si sarebbe chiesto manzonieramente Don Abbondio, e lasso. Allora io ho preso tutti i vocabolari, Devoto Oli, e lasso inesistente, Zanichelli inesistente, Treccani inesistente, Sabatini Coletti inesistente, Utet inesistente, la parola e lasso non esiste. E invece gli utenti del Policlinico di Napoli se lo sono trovato in questo avviso all'utenza che dice e alla fine spiega che elasso, infruttuosamente tale termine di 15 giorni ed appalesandosi l'inerzia del cittadino utente, eccetera, eccetera. Ora, allora,
capiamo anche noi, poveri miserelli ignoranti, che Elasso vuol dire trascorso, scaduto, eccetera. Ma era così vecchia che anche Dante non la mette nella Divina Commedia, perché era troppo antica anche per lui questa parola qua. Allora uno dice, ma perché la usi? Ma gliel'ha spiegato De Mauro, il grande De Mauro, gliel'ha spiegato in tutte le salse. Uno può anche scrivere complicato quanto gli pare, no? Se fa letteratura. Ma se fai delle cose pubbliche devi essere chiaro, è un ordine perentorio, comune di Lugo di Romagna, area sgambatoio cani e loro urli. Sgambatoio cani? Cos'è questo sgambatoio cani? Possiamo anche immaginarlo, ma come gli viene in mente di scrivere una stupidaggine? Poi alla fine dice, dopo aver fatto tutto l'elenco delle cose, è fatto obbligo per il proprietario la raccolta delle deiezioni canine, che immagino sia la popò, voglio dire, le feci. Allora perché non usi le parole feci? No, deiezioni canine. E poi ancora questa delibera del comune di Piacenza, considerato che la situazione descritta nei prolegomena è cagionativo, non solo il prolegomena, e poi va avanti dicendo un vulnus animale di istituzione pubblica che deve essere ispirato a una condotta attizia. Cos'è sta condotta attizia? Questa è la sorella condotta a Caia, la cugina condotta a Sempronia. Cos'è sta condotta attizia? Ma perché parlano così? E tu trovi il prolegomeno sempre sul panlessico italiano, ossia dizionario universale del 1839, se no non lo trovi. Ma perché le usano queste parole? Le usano perché, come spiegò anni fa Italo Calvino in un saggio meraviglioso sull'antilingua, il burocrate ha bisogno di far sapere io sono superiore a te. Io sono superiore a te. Ti costringo ad andare a cercare sul vocabolario che cosa dico, perché io sono superiore a te, plebeo. Sono superiore a te, cittadino, piccolo piccolo. E riescono a fare delle cose pazzesche. Allora, guardate, guardate gli scioglilingua, ci sono degli scioglilingua fantastici. Alessandro Bergonzoni, che è un genio, non riuscirebbe mai a fare certi scioglilingua. Guardate questo. Decreto ministeriale trasporti e navigazione. La somma delle masse massime tecnicamente ammesse per gli assi deve essere pari o superiore alla massa massima tecnicamente ammessa. Questo deve averlo fatto un romagnolo che gli piaceva la S impastata delle masse, delle somme massime tecnicamente ammesse. E poi un altro scioglilingua altrettanto bello è una direttiva europea sulle assicurazioni. Si intende per impresa madre un'impresa madre. Impresa figlia, un'impresa figlia. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre. È meraviglioso. Cioè noi non l'avremmo mai immaginato. Mai. La fissa della precisione. Allora c'è Luciano De Crescenzo che dice che l'Italia è il paese pressapoco. Pressapoco cattolico, pressapoco onesto, pressapoco fedele alla richiesta di pagare le tasse, pressapoco fedele alla moglie, pressapoco fedele al marito, ma la Gazzetta Ufficiale invece è precisa, precisa. Ad esempio, guardate cosa dice la direttiva europea sulle pesche e noci. L'indice rifrattometrico della polpa, misurato al centro della polpa, nella sezione massima normale all'asse, deve essere uguale a superiore a 8 gradi Brix. E mi vedo sto contadino che coltiva le pesche e noci e nettarine, che le assaggia, mi sembra buona, ma quale sarà l'indice rifrattometrico della polpa? Cetrioli. I cetrioli non possono avere una curvatura superiore a 10 mm sulla lunghezza di 10 cm. Cetrioli legali, regolamentari, cetriolo fuori legge, non si può coltivare, non si può vendere, non si può mangiare, lo dice l'Unione Europea. E poi la mania di definire tutto. La Gazzetta Ufficiale ci ha regalato dei capolavori negli ultimi anni, dei capolavori. Si intende per suino da macello l'animale, la specie suina destinato a essere macellato. Ma chi mai l'avrebbe immaginata una cosa come questa? Per
sedile del conducente si intende il sedile destinato al conducente. Per vibrazione si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sedile del conducente. Questo è un capolavoro. Si intende per nave da pesca, nave peschereccia o peschereccio, una nave adibita alla cattura di pesci, pensa un po', dei trichechi. Ma non è vero, ma nessuno è mai entrato in una pescheria dallo stretto di Bering alla Terra del Fuoco, dice mi dia un filetto di tricheco, ma non esiste. Allora perché lo metti? Aspetta, e come finisce? Dice, e gli altri esseri viventi nel mare? Non saranno le sirene? Altri esseri viventi nel mare. Insomma, c'è questa idea della superiorità che fa danni pazzeschi. L'aveva già capito tutto Max Weber, che diceva, ogni burocrazia si adopera per rafforzare la superiorità della sua posizione mantenendo segrete le sue informazioni e le sue intenzioni. Una definizione formidabile. In poche righe Max Weber dice tutto. E spiega ancora che lo Stato cerca di sottrarsi alla visibilità del pubblico perché questo è il modo migliore per difendersi dallo scrutinio critico. In questo senso devo dire che oggi è un bel giorno per noi, perché per la prima volta nella storia d'Italia i numeri dei comuni sono finiti online e di questo, con tutte le critiche che si possono fare a Matteo Renzi e se le merita, bisogna dire che questo l'ha fatto ed è molto interessante. Per la prima volta si possono fare dei confronti sul pro capite. Dopodiché, ad esempio, il comune di un cittadino di Muggia si incontra il sindaco per strada, gli può dire: scusami, ma com'è possibile che noi pro capite spendiamo per la pulizia il quadruplo di Trieste col quale confiniamo? Il quadruplo. No, un po' di più, il quadruplo. Allora, potendo i cittadini finalmente mettere a confronto dei numeri, è possibile che si avvii finalmente un percorso di risanamento, perché la trasparenza è tutto, è tutto. E in questo senso, ovviamente, noi facciamo un ampio inchino a Giorgio Napolitano per come ha fatto il Presidente della Repubblica, però il Quirinale non è ancora trasparente. Capisco, il primo anno ha detto non posso fare il bilancio trasparente perché sarebbe indelicato nei confronti di tutti i miei predecessori che non l'avevano fatto trasparente. Il primo anno però. Poi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, almeno l'ultimo avremmo potuto vederlo trasparente. Quanto costano i due orologiai che mettono a posto tutti i giorni la collezione di orologi, per esempio? Fatto sta che è un labirinto nel quale l'alta burocrazia sa come si entra e soprattutto sa come si esce. E questo è il nodo, il nodo. Hanno scritto Alberto Lesina e Francesco Giavazzi sul Corriere: i dirigenti ministeriali hanno l'interesse a rendere il funzionamento dei loro uffici il più opaco e complicato possibile, in modo da essere i soli a poterli far funzionare. E quindi quando arriva un nuovo ministro, animato dalle migliori intenzioni, a ogni sua proposta la burocrazia oppone ostacoli che appaiono incomprensibili, ma che i dirigenti affermano essere insormontabili. E comunque gli ricordano al ministro di buona volontà che prima di pensare alle novità ci sono decine di scadenze e adempimenti di cui occuparsi. Non farlo produrrebbe effetti gravissimi. Spaventato, il ministro finisce per affidarsi a chi nel ministero c'è da tempo. È l'inizio della fine delle riforme. Ovvio, se abbiamo una classe burocratica che sta imbullonata per decenni a una sedia, è chiaro che non ha nessun interesse a fare riforme. Scusate, ma Corrado Calabrò ha cominciato a lavorare per il governo e a smettere di fare il magistrato quando io, che non sono giovanissimo purtroppo, facevo la quinta elementare. La quinta elementare facevo. Mi mangiavo i lecca lecca, i ciupa ciupa, e lui era già al governo e ci è rimasto fino, mi pare, l'anno scorso.
Non può funzionare uno Stato in cui ci sono le rendite di poteri di questo. Ma a che prezzo questi alti burocrati, questi alti dirigenti acconsentono a fornire la loro preziosa, in senso di soldi, preziosa consulenza ai politici, a una classe politica sempre più scadente, a prezzi altissimi. Guardate, questa è una tabella fatta sulla base del rapporto del commissario Spending Review Carlo Cottarelli, fatto fuori, lo dice lui, dalla burocrazia romana. Lo dice lui, non lo dico io. Allora, viene fuori che rispetto al reddito pro capite dei propri concittadini, un tedesco prende 4,97 volte di più, non arriva a 5 volte di più. Un italiano arriva a 12,60, quasi 13. Il che vuol dire che in Germania gli dirigenti apicali, quelli che stanno in cima, prendono poco più di un terzo rispetto a quello che prendono quelli italiani. Solo che la Germania va quasi a gonfie vele e noi siamo in crisi da anni. Non è accettabile. Lo stipendio massimo, il più alto, dei 22 dirigenti della Casa Bianca è di 129.518 euro. Dopodiché, se tu hai lavorato con Obama e poi vai a lavorare nell'industria, è chiaro che hai un'agenda che ti permette di fare un sacco di soldi, vai a fare conferenze e guadagni un sacco di soldi. Ma finché sei là, guadagni quello. 129.518 euro. Ora, come ognuno può andare a vedere sul sito della Camera, documentaristi, tecnici e ragionieri della Camera possono arrivare a 279.994 euro, cioè molto più del doppio dei massimi dirigenti della Casa Bianca. Un interprete della Camera può arrivare a 421.219 euro, cioè quasi molto più del triplo degli alti dirigenti della Casa Bianca. Non è accettabile. Allora, una sindacalista di loro ha detto: il nostro lavoro richiede una elevata professionalità, come tutte le cose pregiate, come una Porsche ha un costo. Nessuno si stupisce se costa di più un diamante di una pietra di scarso pregio. Ora, a parte il fatto che, scusate, chi si loda si imbroda. No, cioè, me lo devi dire tu che sei a livello eccesso. Noi badiamo i fatti. Come è amministrata l'Italia? Non mi pare che sia amministrata da una classe dirigente così eccessa, o no? In ogni caso, quella classe dirigente ha fatto sì che quando Renzi si è insediato si è trovato 889 decreti attuativi mai fatti. Allora forse la Porsche cammina come un macinino, perché per accumulare 889 decreti attuativi. Faccio un esempio: il federalismo fiscale. Ci hanno fatto le campagne elettorali sul federalismo fiscale, dicendo: abbiamo portato, ecco, fino arriva il federalismo, ecco il federalismo. Neppure un decreto attuativo, neanche uno, o meglio uno, che è una beffa per la Lega. L'unico decreto attivo del federalismo fiscale è per Roma Capitale, e gli sta bene. Fatto sta che Renzi, giustamente, ha detto subito: quella contro la burocrazia è la madre di tutte le battaglie, serve una violenta lotta contro la burocrazia, utilizzo l'espressione violenta perché non abbiamo alternative. Dopodiché Marianna Madia, ministra della semplificazione, si è messa all'opera. Vediamo un decreto fatto in questi mesi. Gazzetta Ufficiale, 19 agosto 2014. Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Franceschini, ma rivisto ovviamente da ministro della semplificazione. Criteri per l'erogazione, modalità di liquidazione e anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo. Per capirci, i soldi che vanno al teatro, alla musica, al circo. Ora immaginatevi un trapezista
abituato a camminare sul filo, o un domatore di leoni, che per chiedere un po' di soldi al ministero deve risolvere la seguente equazione qui in basso, la vedete? Io non riesco a leggerla. Se c'è qualche fisico qua, per piacere, che me la legge, io non sono in grado di leggerla. Parentesi quadri, parentesi coso, max, in, min, margine, una cosa pazzesca, fratto 40, tutto sto casino fratto 40, ma che senso c'è? Ma allora dillo che ti servi della burocrazia perché non vuoi dargli i soldi. La burocrazia è un modo per impedire alla gente di andare a chiedere ciò di cui ha diritto. Perché uno si trova davanti a una cosa come quella e dice: ma tienteli e vai a spasso. Allora, tetto massimo fissato da Renzi, 240.000 euro. Non so se ricordate, i massimi dirigenti a Casa Bianca 129, tetto massimo fissato da Renzi 240.000 euro, rivolta, troppo basso. Ma quelle 240.000 euro sono 9.000 in più di quello che prende Angela Merkel. 9.000 in più. Angela Merkel, la donna più potente del mondo, 231.000 euro. Tetto massimo, quando ci si arriverà, perché dopo, mano a mano che andranno in pensione, si abbasserà quei nuovi, ma per ora resta più alto, 240.000. Pensione di Antonio Malaschini, ex segretario generale del Senato, 519.015 euro, il che vuol dire che Malaschini prende in pensione il doppio del Presidente della Repubblica, abbondante. Mario Cartasegna, avvocato del Comune di Perugia, è in pensione con 651.000 euro. Se volete sapere perché, domani sul Corriere. 651.000 euro un avvocato del Comune di Perugia. Prende in pensione il doppio di Barack Obama, abbondante. Prende, ma voglio dire, lo stipendio di Sebastiano Di Bella, segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana, 650.000 euro. Cioè vuol dire che per fare il segretario del parlamentino siciliano, Sebastiano Di Bella prende il triplo del segretario generale dell'ONU. Il triplo. E poi sono intoccabili. Guardate questa ANSA, ve la mostro perché uno non ci crede. ANSA 24 aprile 2007. Anche i dirigenti del Tesoro condannati definitivamente per delitti penali dolosi o per danno erariale saranno premiati per i risultati conseguiti all'amministrazione nella lotta all'evasione e riduzione del debito. Lo prevede l'accordo sottoscritto in questi giorni. Cioè, non solo non li licenzi dopo la condanna definitiva in Cassazione, non solo non li licenzi, ma gli dai un premio sia pur ridotto. Ma che razza di paese? Ma ce n'è un altro al mondo dove possono succedere cose come queste? Per non dire di tutte le cose, di tutte le incriminazioni che finiscono nel nulla a causa della giustizia lumaca. 5,3 milioni di processi arretrati nel civile, 3,5 nel penale. Durata media dei processi in Italia 1210 giorni e media OCSE 511. Costo dell'inefficienza della giustizia civile 22 miliardi l'anno, dice la Banca d'Italia. No, il costo della giustizia civile, il costo dell'inefficienza della giustizia civile. 22 miliardi l'anno è il quadruplo dell'IMU sulla prima casa, tutti gli anni. Costo totale della burocrazia, secondo Confindustria, 70 miliardi, della cattiva burocrazia, perché poi la burocrazia, vuol dire, tutti i dipendenti pubblici messi insieme costano molto di più, ma la cattiva burocrazia, la mancanza di funzionamento della burocrazia, solo quella 70 miliardi. Il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione è talmente rilevante e gravi di conseguenze in tempi di crisi come quelli attuali da far più che ragionevolmente temere che il suo impatto sociale possa incidere sullo sviluppo economico del paese. Lo dice la Corte dei Conti,
che stima la corruzione nella misura prossima a 50-60 miliardi di euro l'anno, costituenti una vera e propria tassa immorale ed occulta pagata con i soldi prelevati alle tasche dei cittadini. L'Aquila, torniamo all'Aquila. Più le leggi sono incasinate, più c'è corruzione, ovvio. Più le leggi sono semplici, più è facile lottare contro la corruzione. Guardate questo paragone. Allora, l'Università di Ginevra dice che in Italia, allora erano 63.000 detenuti, su 63.000 detenuti, 156 detenuti per reati da colletti bianchi, corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, eccetera, eccetera, eccetera. 156. E noi andiamo male. In Germania 8.601 e la Germania va bene. Vuol dire che la Germania ha 55 volte più detenuti colletti bianchi di noi. Sarà un caso che l'economia tedesca va meglio? Oppure l'economia sana richiede che i truffatori vadano in galera con le manette? Con le manette in galera. Non basta... Voglio dire, non bastano generici richiami, no, ci vogliono delle leggi serie e che ci vuole qualcuno che le applichi seriamente, se no non ne usciamo. Nel frattempo, come mai ci troviamo con tutti questi processi arretrati? Vi faccio alcuni esempi. La signora Bruna Teresa Meitre, eccola qua, ha avuto 6 anni di processi, è stata assolta in appello per furto di una zappa con un dente mancante. Voi andate a una qualunque ferramenta di Firenze e dice: scusa, quanto costa una zappa con un dente mancante? E quello lì a ferramenta dice: guarda, ce n'ho una rotta dietro lì, se te la porti via ti offro io il caffè. Non vale niente una zappa con un dente mancante. E fai 6 anni di processo per una zappa con un dente mancante. Allora, in Cassazione è finito, appena adesso, ripeto, un processo per un'asina che era andata a brucare sul terreno del vicino. Fate conto che l'asina di Pino ma a mangiare l'erba, a brucare, a farsi una brucatina sul campo di Mario. I due si odiano, fanno causa, processo di primo grado, avvocati, convocazione di testimoni, cancellieri, giudici, eccetera, eccetera. Processo di secondo grado, avvocati, convocazione di testimoni, giudici, cancellieri, eccetera. Processo di terzo grado, arriva in Cassazione e la Cassazione annulla tutto e fa ricominciare il processo da capo, perché per quel tipo di reato l'asina, benché solitaria come il passero del leopardi, va considerata matria. E quindi bisogna rifare il processo all'asina mandria. Non ci si crede. La Cassazione è stata chiamata per ben due volte a dire la sua su questo tema. Qualora i panni sciorinati, cioè il panno steso sul terrazzino, qualora i panni sciorinati invadono materialmente con la loro parte pendente o con l'acqua gocciolante il terrazzo alieno, il terrazzo di Star Trek, ci si trova di fronte a una compressione del godimento del proprietario sottostante e va in Cassazione. 11.000 processi negli ultimi 5 anni per un valore inferiore ai 1.100 euro. 11.000 processi che arrivano in Cassazione, dove all'estero fanno 70. Allora ti viene il dubbio, no? Ma perché non facciamo come Eleonora d'Arborea, che alla fine del 300 questa straordinaria donna sarda aveva stabilito nella carta dell'Ogu, la carta delle leggi sarde, capitolo 80, che al fine di limitare le spese ai sudditi dai litiganti circa vertenze o liti che non superano i 100 soldi, sia vietato appellarsi a noi o ad altri funzionari regi o addirittura ai nostri auditori. Non venite a seccare, a disturbare, a intralciare la giustizia per cretinate. Questo diceva 6 secoli fa Eleonora d'Arborea. Perché non lo facciamo anche noi? È nella Costituzione il diritto di arrivare in Cassazione. Perché
perché non cambiamo la Costituzione su questa stupidaggine? Non si può. Perché non si può? E ti viene il sospetto, no? Allora, quello che vi cito è un dato del Procuratore Generale di Cassazione 2 anni fa, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Allora domando, non sarà che non si può cambiare questa regola perché ci sono 125 avvocati cassazionisti a Rieti e 103 in tutta la Francia? Cioè, la sola Rieti, la più piccola delle province laziali, lo dice il presidente della Cassazione, ha più cassazionisti di tutta la Francia. Ma chiudiamo con qualche risata, perché sennò qui ci spariamo. Allora, il contrattempo di Francesco Giuzio, eccolo qua, qual è stato? È stato che un giorno, nel gennaio scorso, lo chiama alla banca e dice: dottore, dovrebbe passare qui in banca a risolvere un problemino, perché dice abbiamo dovuto chiudere il conto in quanto lei è morto da 6 anni. Dice: no, un momento, ma dice, io sono qua vivo e vegeto, e le risponde: sì, dice, la sento e mi congratulo che lei è vivo e vegeto, però dice lei risulta morto da 6 anni, per cui dovrebbe venire qua a cercare. Allora ha dovuto andare a farsi fare un certificato di esistenza in vita. Certificato di esistenza in vita. E in qualche tempo è riuscito anche a risolverla, e gli è andata bene, perché a un suo predecessore ha portato il certificato di esistenza in vita e ha trovato un funzionario che ha detto: sì, dice, ma questo è di oggi, fa, ma l'anno scorso? Dice, lui dice, ma se sono vivo oggi, presumibilmente ero vivo anche l'anno passato, o no? Cioè, voglio dire, soltanto Lazzaro sarebbe stato avrebbe potuto porre il problema. Ma meglio ancora sentire cosa è successo alla signora Concetta Corcione, abitante in provincia di Brescia. Allora, il 24 giugno 2014, cioè qualche mese fa, l'INPS le ha mandato questa lettera che vedete, in cui dice: gentile signora, oggetto reiezione, che sarebbe: non abbiamo potuto accettare la sua domanda di pensione di invalidità in quanto lei è morta. E scrivono alla morta, non al marito, alla morta, e le dicono: la domanda di pensione di invalidità eccetera, le ricordiamo alla morta che in ogni caso potrà presentare il ricorso entro e non oltre 90 giorni a data di ricevimento. Qualora non intervenga alcuna decisione successiva ai 90 giorni, potrà proporre un'azione giudiziaria, la morta, da notificare direttamente in questa sede. Gli sarà apparsa. Meglio ancora, ha fatto il comune di Saronno, che ha ritirato dopo 24 ore il modulo più idiota nella storia dell'umanità. E il sindaco si è scusato con i suoi concittadini, ma guardate che è un capolavoro. L'autocertificazione di morte, cioè, solo Gesù era in grado di firmarla e avrebbe posto dei problemi teologici, perché, voglio dire, scusate, è morto, non è morto, è risorto, cioè, voglio dire, firma l'autocertificazione di morte, è un problema. Allora, il signor Vincenzo, scusa, Emilio Casali Rimini, invece, l'INPS ha mandato un modulo che gli dice, che gli intima, restituisca l'indebitamente percepito dall'INPS negli ultimi 5 anni. Questo qua è sbiancato. Ha detto: Madonna, chissà che cifra devo restituire. E finalmente ha cercato la cifra giù, un centesimo. E sotto c'era scritto: qualora non fosse in grado di pagare, può concordare la rateizzazione del dovuto. Avrei voluto riceverla io. Avrei detto: sì, voglio rateizzare in 10 anni il mio centesimo che devo di euro. E tu mi devi spiegare come posso rateizzarlo. In chicchi di miglio, non lo so. Dimmi, ma la signora invece, Erminia Pane, era cieca dalla nascita di un occhio, è andata a Lourdes, la Madonna le ha fatto la grazia, è tornata a vedere. Allora torna da Lourdes, va all'INPS e dice: scusate, io ho una pensione di anzianità in quanto cieca, però, dice, la Madonna mi ha fatto una grazia, non è giusto che io prenda la pensione. Toglietemi la pensione, perché non è corretto che io la riceva. E l'altro dice: signora,
ma questo è un ufficio di uno Stato laico, noi siamo laici, non possiamo certificare i miracoli. E dice, ma dammi un giornale da leggere, te lo dimostro che sono... No, noi non possiamo certificare i miracoli. Ma andiamo a chiudere con quello che secondo me, è opinione personale, è il capolavoro della stupidità burocratica di questi anni in Italia. Il pannolone, già la foto è un capolavoro, Cioè, quello lì sembra Primo Greganti in mutandoni con i pannoloni e il cellulare. Ma allora, l'ASL di Savona ha distribuito a tutti gli anziani della sua assistiti questo modulo che vi mostro, perché uno non ci crede se non lo vede, non ci crede, eccolo qua, modulo pannolone, in cui chiedeva di segnalare la circonferenza fianchi l'assistito, neanche fosse, voglio dire, non so io, capito, Anita Edberg, o piuttosto che, e poi di segnalare lo stato della sua cute sacrale, che in famiglia è un dramma, cosa sarà sta cute sacrale. Ma la cosa più bella è il modulo, perché dice devi compilare data indossaggio, cambio, marca, eccetera, peso del prodotto asciutto, peso del prodotto bagnato, cioè i parenti avrebbero dovuto raccogliere il pannolone con dentro la pipì, la cacca, metterlo sulla bilancia, vedere quanto il loro congiunto aveva prodotto, eccetera, e mano a mano, giorno dopo giorno, tener nota, no? Ora, davanti a cose come queste, davvero uno alza le braccia e dice, vabbè, mi arrendo. Grazie. Ringrazio moltissimo Gian Antonio Stella, ringrazio voi per la partecipazione e al prossimo appuntamento. Grazie ancora. Grazie direttore, grazie a tutti voi, grazie davvero.